sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Allora, un buon primo tempo, una ripresa invece in sofferenza anche fisica e soprattutto due gol e mezzo regalati, il rigore l'ha salvato Pissarro. Ma... secondo me oggi è stata una partita dove noi abbiamo fatto delle cose che non abbiamo mai fatto, anche il primo gol quando giocavamo quella palla, tente, me la ridai, te la ridò, me la ridai, te la ridò e poi abbiamo preso il gol. Anche sul rigore, giornata... no, da parte di tutti, perché oggi se tu mi dici se salvi qualcuno, ti dico no. Quindi, giornata... Pissarlo. Giornata, sì, forse Pissarlo. Anche Giudici. Chi? Giudici. Sì, però possiamo fare molto meglio. Oggi è stata una giornata così, siamo quinti, e siamo tranquilli. Quello che gli ho detto ai ragazzi, è entrato nello spogliatoio, ho fatto... Sai, nei momenti di difficoltà bisogna fare i complimenti, non nei momenti che pareggi col su Tirol e dici che abbiamo fatto una grande gara. Oggi siamo stati, ma nonostante tutto, nonostante questa prestazione così, abbiamo avuto anche la possibilità di fare, di pareggiare, di passare in vantaggio nel primo tempo, ma non ci siamo riusciti. Però il calcio è questo qua. Penso che qualcuno diceva che siamo stati presuntuosi. Io penso che quando tanti giocatori sbagliano passaggi con grande... facilità. Passaggi con facilità vuol dire che la squadra non è presuntuosa, è solamente stanca di testa, quindi domani noi facciamo un giorno di riposo e poi ci ritroviamo martedì, ripartiamo alla grande, cerchiamo di recuperare Mazzolatti, cerchiamo di recuperare Busio che oggi è entrato e sembrava il fratello, la stessa cosa Lora, ma tutti, tutti abbiamo fatto fatica. Anch'io magari potevo dare qualcosa in più dalla panchina e magari non glielo dare, quindi riavvolgiamo il nastro, ripartiamo e sappiamo che noi il quinto posto lo dobbiamo portare a casa. Oggi questo vi ho detto, siamo quinti, abbiamo due partite e noi dobbiamo arrivare quinti, perché se non arriviamo quinti mi girano un po' i coglioni. Matteo, buonasera. Sì mister, sono d'accordo con te sul fatto che sia stata soprattutto una questione mentale, perché non si spiega nel... un intervallo non può cambiare il volto di una squadra. Nel primo, tra il primo e il secondo tempo, su quali aspetti hai puntato? Magari anche dal punto di vista caratteriale con... No, abbiamo parlato del primo tempo, abbiamo detto che secondo me abbiamo preso due gol bruttissimi, e incredibili, dove abbiamo regalato con tanta facilità, quindi dovevamo entrare in campo con uno spirito diverso. Poi abbiamo preso gol, ci siamo messi 4-4-2 perché... è vero che abbiamo fatto un buon primo tempo, però i nostri due esterni oggi lavoravano da quinti per un semplice motivo, perché loro avendo i due esterni alti che li abbassavano, quindi facevano fatica sempre a ripartire. Poi questa squadra nasce col 4-4-2, abbiamo fatto due grandi prestazioni col 3-5-2, oggi se avessi avuto Mazzolatti al 100 sarei partito con Mazzolatti, è normale che... Ricci è un braccetto, oggi ha fatto fatica, Capoferri è un altro giocatore che magari in casa spinge di più, ma ci può stare. Adesso cerchiamo di recuperare in settimana Tordini che sta col gruppo, recuperiamo qualcuno che magari ci può dare qualcosa a livello di freschezza che ha giocato di meno. Sì. Fiorenzo? Ho visto tanta tensione, incredibilmente questa tensione si è interrotta con l'intervallo, perché ti abbiamo visto, proprio l'hanno visto, litigare pesantemente con l'altra panchina. Per sdrammatizzare, che cosa è successo e cosa è successo poi nell'intervallo, perché siete arrivati, sembravate tutti quanti, voi e loro, degli angioletti. Sì, perché poi dopo l'arbitro ci ha messo a posto, ecco. Perché se no ci cacciava fuori tutti. No, gli ho detto solamente che si lamentavano e gli ho detto che non possono venire a casa mia e comandare tutto qua. Io quando vado a Piacenza non mi metto a fare il cinema come hanno fatto loro, in due o tre occasioni si sono messi a urlare, a far casino, io gli ho detto solamente che poi... qualcuno di loro voleva fare qualcosa in più, poi ci siamo un po' presi, però fanno parte del calcio. Pozzoni, una postura. Ah, vai, Andrino. Nel secondo tempo è mancata un po' di più anche la velocità, no? Siamo stati un po' lenti nell'impostare sia le ripartenze che il gioco.
Questo per la cosa che dicevi tu, della tua disamina quando... Non ho mai visto sbagliare tanti palloni a Kraja, non ho mai visto sbagliare tanti palloni allora, non ho mai visto sbagliare con facilità. Masini dopo 10 minuti del secondo tempo si toccava, capito? È una questione psicologica, secondo me. Abbiamo fatto una buona rincorsa, ci può stare. Io oggi ti ho detto che, sai, quando ci sono delle partite importanti dove tu devi decidere che la partita la comandi, e là forse c'è stata troppa pressione da parte mia sul fatto che magari gli ho detto che oggi era una partita che dovevamo mantenere il quinto posto, ha perso la Provercelli, la Tessina ci ha raggiunti, e quindi non siamo stati bravi ad essere concreti e coesi. Però devo dire che un incidente di percorso ci può stare contro una squadra buona, perché poi dopo noi è giusto che parliamo che noi siamo stati e non abbiamo avuto una buona giornata, ma loro davanti c'erano dei giocatori incredibili. Dietro Cosenza non va piano, però è un animale, ti minaccia, ti fa. Poi sai, è troppo facile minacciare il nostro Tommy là, Petrovic, e lui dovrebbe minacciare me, che è diverso. Questo è stato diverso quando ha minacciato i Talenghi. Esatto, sì. Ha preso uno schiaffone, cioè. Per questo l'ho messo. No, ho messo i Talenghi perché secondo me ha fatto una buona settimana ed era giusto dargli la possibilità davanti ai nostri tifosi di farlo entrare. Però purtroppo non l'abbiamo neanche aiutato e quindi anche lui non ha fatto bene. Però ci può stare. Ripartiamo. Davide, ma non salvo neanche dalla prestazione del primo tempo, in cui lei comunque è stato abbastanza effervescente, ha trovato un gol, tante occasioni. Sì, no, ma abbiamo fatto tanti errori anche nel primo tempo, perché se tu vai a vedere loro sono ripartiti 3-4 volte, mai capitato a noi che ci ripartono con questa facilità. E soprattutto sul primo gol siamo stati giudici e Ricci, poi Ricci di nuovo giudici, poi giudici di nuovo là, quando noi nelle altre partite giudice e Ricci palla sulla punta e finisce la storia. E invece siamo stati leziosi, belli, capito? E quindi è normale che abbiamo avuto una buona reazione, poi abbiamo avuto anche delle situazioni con Ganzi che la palla è uscita di poco, con Petrovic, però quando la partita va così è giusto che magari noi diciamo le cose come stanno, quindi bisogna ripartire. Abbiamo il Serenio sabato, faremo sicuramente una grande prestazione perché noi il quinto posto lo vogliamo portare a casa. Grazie. Altre domande? Posso. No, una considerazione sul fatto che più di una volta sul portatore di palla andavano in due e sono sempre riusciti a... Poi ci sono delle situazioni in cui magari tu vai in pressione con due, la palla la prendi e la porti via. Oggi qualsiasi cosa facevamo, quelli uscivano sempre con la palla, le situazioni giravano sempre a favore loro, quindi ci può stare. Sono contento di aver recuperato Marzoratti, perché alla fine Marzo mi permette di fare determinate cose che magari quando non c'è lui non riusciamo a fare, anche perché poi Merlisala speriamo che riusciamo a recuperare anche lui, perché sai, i centrali devono essere... stare bene per giocare, perché poi ti ritrovi Cesarini che è un giocatore forte, ti ritrovi Rabico, giocatore Dubica e giocatore forte, quindi bene. Grazie. Riparti anche Curro, ho visto che l'hai messo dentro. Curro si sta allenando bene, molto bene, oggi l'abbiamo premiato, ma è giusto premiare tutti. Io oggi prima della partita gli ho detto che nessuno si può lamentare con me, perché io ho fatto giocare sempre tutti. Chi si allena bene gioca, chi si allena male si sta seduto vicino a me. Il calcio è questo qua. Perché se io faccio giocare sempre gli stessi, giustamente gli altri dicono no, quando li chiamo poi non la prendono mai. Meno male è entrato anche bene pure, ha fatto delle buone cose. È normale che se giochi a 4 Enrici fa fatica, Sparandeo fa fatica, se giochi in casa è giusto che magari se Purro sta bene gioca Purro, perché magari spinge di più, capito? Ci sta. Grande primo tempo, soprattutto per te, perché eri fino a quel momento il migliore in campo, poi progressivamente un Lecco che è uscito dalla partita. Sì, il primo tempo siamo stati bravi soprattutto a reagire dopo il gol, cosa che invece non abbiamo fatto nel secondo, perché secondo me non è questione né di stanchezza né di modulo, è questione un po' psicologica. Abbiamo sofferto secondo me un po' il colpo, pensavamo di entrare e fare un altro tipo di partita.
di metterli un po' là, di creare occasioni come abbiamo fatto nel primo tempo per poi trovare il gol e andare in vantaggio. E invece è successo un po' al contrario. E quello ci ha dato un po' la mazzata, secondo me. Quello che non ci sta è la reazione che non è arrivata. Vai Albino. Luca, il mister diceva ci sono ancora due partite, quindi siamo ancora al quinto posto e queste due partite vanno vinte. Quindi sia Legno che Prosesto bisogna giocare alla morte per arrivare sicuramente in una posizione che ci consentirebbe anche di riposare magari una settimana. Sì, sì, però non deve essere un'ossessione secondo me adesso dire ci sono due partite, dobbiamo vincerle tutte e due, perché le ultime partite come abbiamo visto storia a sé, puoi giocare col Sudtirol, puoi giocare adesso abbiamo il Seregno, ma conta poco perché ognuno dà il massimo per raggiungere i suoi obiettivi alla fine. Quindi sia Seregno che Prosesto avranno tantissime motivazioni sicuramente perché devono evitare la retrocessione e quindi non sarà facile assolutamente. Non dobbiamo adesso avere questa ossessione, vincere tutte e due le partite per forza, dobbiamo pensare adesso a Seregno, prepararla bene, a stare tranquilli perché abbiamo perso una partita in casa dopo non so quanto, sapete meglio voi penso. E quindi dobbiamo stare tranquilli, però essere un po' arrabbiati per quello che è successo oggi con noi stessi, ma preparare la partita come abbiamo sempre fatto bene, cercare di dare il massimo come stiamo facendo e poi il risultato secondo me viene di conseguenza. Vai Fiorenzo. Ecco, io ho visto il Piacenza, giudico il Piacenza una delle squadre più forti di Stialecco, più per merito del Piacenza in senso stretto o perché proprio nella seconda parte della partita il Lecco è calato proprio, secondo lei? Ma lo diciamo anche tra di noi in spogliatoio che è probabilmente la miglior squadra che abbiamo visto qua, è una squadra in forma sicuramente, questo conta e abbiamo sofferto perché loro hanno avuto tante palle gol che non siamo abituati a subire, merito loro sicuramente. Come ho detto, secondo me è un'ottima squadra con qualità, con ritmo, organizzazione e anche sicuramente un po' di merito nostro su un po' l'approccio sia al primo tempo che secondo. Grazie, complimenti per il gol. Grazie. Vai, è un po' inutile però. Sì, questa è la tua seconda miglior stagione, almeno per il momento, come realizzatore in Serie C. L'altra affonda un po' indietro, Monza, quando facevi l'esterno d'attacco, punto. Quest'anno sei stato un po' messo a fare quel ruolo, l'esterno largo, a destra, a sinistra, l'esterno a 4. È una stagione importante per te, questa sicuramente, nell'età della piena maturità. Sì, sicuramente ci tengo, perché non è finita, anzi adesso viene un po' il bello, a fare bene quest'anno, a fare bene questa stagione. Come ho già detto, inizio anno volevo rimanere a tutti i costi, dimostrare quello che non ho un po' dimostrato le stagioni passate, e al di là del punto di vista realizzativo, poi sono abbastanza soddisfatto, secondo me posso fare meglio, anche queste ultime partite devo fare meglio e poi però quello che poi conta un po' sono gli obiettivi di squadra e devo focalizzarmi più su quello adesso, poi a fine stagione guarderò, ho fatto tot presenze, ho fatto tot gol, quello poi è una cosa che viene dopo. L'importante secondo me adesso è guardare agli obiettivi di squadra, quello che dobbiamo fare adesso per il Lecco, più che per me. Altre domande? No, sì, no, il Lecco la reazione l'aveva avuta con il tuo gol, tra l'altro all'ottavo minuto, tra l'altro esecuzione perfetta, stop e ha calciato perfettamente, però avevate avuto una reazione
all'inizio del match non ce l'avete fatta nel secondo tempo, come mai? Sì, sì, come ho detto, al primo tempo ci siamo riusciti bene, bravi. E nel secondo, l'ho detto anche prima, ci aspettavamo un altro approccio, un altro ingresso, quindi un'altra partita rispetto a quella che poi è stata per il gol subito, quindi male, perché dal punto di vista psicologico siamo andati un po' in difficoltà, secondo me è quello un problema e non l'aspetto fisico come magari si può pensare. Grazie. Più di testa, sicuramente, senza dubbio. State bene fisicamente? Sì, sì, fisicamente stiamo bene. Adesso c'è il preparatore che ha i dati del GPS, così, ma stiamo bene, siamo giovani, io un po' meno, però gli altri sì. Però corriamo e quindi fisicamente stiamo bene, sicuramente. Avresti avuto sempre un Cesarini così, dove saresti arrivato? Non so, perché poi non dimentichiamoci che tu quello che hai detto, noi abbiamo oggi il budget della Pergolettese e della Gian Erminia. Con questo non vuol dire che devi lottare, però non è scontato quello che abbiamo fatto. E non dimentichiamoci che Rajčević l'abbiamo avuto 3 partite, e 5 zoppo, Cesarini ne ha fatte 22, siamo alla 35esima. Rabi ne ha saltato 2 mesi, dubica se anche lui ha fatto la metà delle partite. E ci troviamo a giocare quando esce Gonzi o Munari con Rillo o terzino alla sinistra, quindi questo vuol dire che la forza del gruppo e le capacità di questo gruppo stanno andando oltre ogni aspettativa. Hai nominato Nava, invece nomina anche Munari, i due che hanno deciso oggi, no, Munari, il primo gol. Sai, Nava è la forza del gruppo. Nava è stato cacciato dal Serenio Interregionale a metà anno. Non penso a Piacenza, penso che ha fatto una stagione straordinaria assieme agli altri suoi compagni. Munari penso che ha fatto più presenze qua in 2 mesi con noi che in tutta la sua carriera, perché in 2 anni di Serie C a Cesena ha fatto, ripeto, 3 partite intere, sono già il minutaggio che ha fatto a Cesena in 2 anni. Però è un ragazzo che è stato scelto e ripeto, le società non si vedono solo dai budget che investono, ma anche da come lo investono, quindi penso che da quando ci sono io la società gli ho fatti i complimenti, quindi al direttore, al presidente, nella scelta sia delle qualità dei ragazzi che chiaramente vanno cresciuti e che non sono pronti, sennò non sarebbero arrivati qua, e poi li mettono anche nel contesto di poter rendere, nonostante abbiamo, perché quello è vero ed è indiscutibile, ci chiamiamo Piacenza, abbiamo una storia recente abbastanza importante, adesso ci troviamo